Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, ti chiediamo di inviare il tuo Santo Spirito su di noi, su questo cammino che stiamo portando avanti, per imparare ad esorcizzare l'assenza, a esorcizzare questa distrazione alla quale ci condanniamo nel nostro essere davanti a noi stessi e nel nostro essere davanti a te. Illumina, Signore, le nostre menti, aiutaci a comprendere meglio la tua parola, a navigare in questa parola per trovare meglio noi stessi e per trovarti, tu fonte di vita. Vieni, Spirito Santo. O Padre dei poveri, vieni, luce dei nostri occhi, guida dei nostri cuori. Amen. Come avevo anticipato la volta scorsa, la nostra meditazione sarà su Genesi 15, un testo che non è propriamente un testo sulla preghiera, ma in realtà qualsiasi testo nella Bibbia, dato che apre l'uomo al rapporto con Dio, a una vera immagine di Dio e una vera immagine dell'uomo, di fatto è un testo di preghiera. Quindi dopo che Abramo ha iniziato il suo percorso con Dio, dopo che ha iniziato questa avventura folle a 70 anni più o meno, ora se l'età è simbolica o è reale conta poco, conta che l'uomo comunque non è mai abbastanza giovane per stare al passo di Dio. Questo è sicuro, lo sperimentiamo noi, non c'è bisogno di Abramo per saperlo. Comunque il cammino va avanti tra lotte, spostamenti, incontri, separazioni, e Abramo in qualche modo vuole venire incontro a Dio e dirgli: ma hai fatto questa grande promessa, vedo che non si sta realizzando, facciamo un po' di patti, quindi magari un figlio dalla serva. E noi, il Signore gli dice: no, il figlio tuo, il figlio, l'erede tuo che viene da Sara sarà il tuo erede. E poi Abramo va a patti, ma il mio erede sarà il mio servo Eleazar. No, il Signore non viene a patti, cioè quando ti fa una promessa nel cuore, quella con cui parte la tua conversione e la tua vocazione. E spesso conversione e vocazione coincidono. Cioè quando il Signore, quelle prime parole d'amore che dice al tuo cuore, che ti fa risuscitare, sono quelle parole che contengono il germe della tua particolare esperienza di Dio. Quindi è sempre bene ritornare a questo primo amore per capire a quale altezza il Signore ci ha chiamato a volare. E credetemi, tante volte è un po' come la freccia, mentre va avanti verso il bersaglio c'è un po' di calo a causa della gravità. Il Signore però mantiene il tiro, non si lascia trascinare giù, non ha bisogno di lifting, lui è l'altissimo appunto, quindi non ha bisogno di essere risollevato, è lui che ci risolleva. Quindi arriviamo in questo momento in cui il Signore ripete la sua promessa ad Abramo, e lì Abramo sbrocca, cioè lui dice basta con questa promessa, perché la promessa è così: non temere Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Quindi lì Abram rispose: mio signore, ma che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Noi leggiamo la Bibbia quasi con sentimenti asentimentali, con sentimenti apatici, ma qui bisogna leggere la delusione dell'uomo di Dio, e soltanto leggendo questa delusione la parola ci può parlare, perché finché noi ci rapportiamo alla parola come una parola divina che sta lì, che non bisogna scandalizzare, deve sempre trasmettere una bella immagine di Dio, non ci parla. Dato che la trattiamo come una parola apatica, rimaniamo apatici, rimaniamo anaffettivi nei confronti della parola. Qui Abramo è incacchiato col Signore, bisogna anche dirlo, cioè dice: promesse, 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 hai rotto. Non lo dice l'autore sacro perché non è una predicazione,
diciamo, una parola che deve rimanere, ma lo possiamo percepire, possiamo anche leggere nell'animo di Abramo. Dopo queste parole di Abramo, il Signore non smorza il tono. Ed eccogli fu rivolta questa parola dal Signore: non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E qui inizia il passo che avevo suggerito. Egli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese. Rispose: Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Come vedete qui, Abramo ha appena fatto un atto di fede, ma l'atto di fede non significa spegnere l'interruttore del cervello, dei tuoi sentimenti, dei tuoi calcoli. Dubitare non è peccato. Fa parte del nostro vivere, cioè il dubbio fa parte della nostra umanità che ha bisogno di redenzione, ha bisogno di essere corrisposta. Se credere, come ha creduto Maria, è la perfezione, noi siamo in cammino. Sul nostro cammino, questa onestà davanti al Signore è un ingrediente fondamentale. La falsità è un peccato, sì. La falsità, diciamo, anche quando tu vuoi spacciare davanti al Signore un tuo essere migliore, ti stai prendendo in giro, cioè stai lì a passare mezz'ora, 15 minuti, 20 minuti in cui ti prendi in giro e prendi in giro il Signore. Ma esporre quello che attraversa la tua anima senza esserne, come dire, responsabile realmente, perché ti attraversa, è parte della preghiera. Quindi rispose: come potrò saperlo? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un piccione. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abram li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram ed ecco un oscuro terrore lo assalì. Qui parte: quando tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: alla tua discendenza io darò questo paese. Prima di dire cosa dice questo testo a noi, cerchiamo di capire almeno nelle grandi linee. Non è il mio interesse di farvi una lezione di storia biblica, storia antica, storia di alleanze e di sacrifici. Così, una piccola parentesi, prima quindi di passare a quello che dice a noi, cosa dice in sé. Questo testo, soprattutto questa parte del sacrificio, costituisce una realtà, una parte del rituale di alleanza, rituale di patto tra due partner. Quindi quando due partner volevano fare alleanza, proprio come fanno alcuni nostri ragazzi che sputano sulla mano, si danno la mano così si mescola lo sputo, quelle persone facevano una cosa meno innocua: spaccavano gli animali. Gli animalisti adesso si imbestialirebbero, e mettevano una parte dell'animale di qua, una parte di là, poi dipende che animali sceglievano. Qui abbiamo questi animali che abbiamo appena elencato, e ognuno dei patteggianti passava in mezzo agli animali imprecando su se stesso e dicendo, più o meno così, che mi accada quello che è accaduto a questi animali se dovessi venir meno a questo patto. Quindi in realtà, con queste promesse, il Signore dice: va bene, tu stai ballando tra fede e mancanza di fede, tra fede e dubbio, facciamo un patto, io e te passiamo in mezzo e quindi facciamo questa alleanza di sangue, un'alleanza proprio come si fa in quelle realtà tribali. Una volta stavo parlando di questo testo, un archeologo mi disse, non mi ricordo in quale parte del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo, che lui aveva visitato,
adesso mi sfugge se sia in Nord Africa o in Iraq, ha visitato un luogo dove c'erano ancora residui di queste, cioè erano come due altari laterali, all'aperto, a cielo aperto, dove si ponevano questi animali. Solo che qui non accade quello che si spera, cioè no, non quello che si spera, non accade quello che deve accadere, ovvero il passaggio di Abram e poi il passaggio del Signore. Accade che Abram spezza gli animali, lascia gli uccelli senza tagliarli, e animali rapaci che non si sa da dove vengono e disturbano il suo sacrificio. E poi accade che gli assale un terrore, un'esperienza un po' angosciosa, si addormenta e passa solo il Signore. Nell'esperienza di Abramo cosa implica questo? Implica che il patto tra Dio e l'uomo, tra Dio e Abramo, non lo fa. Non lo fanno entrambe le parti, lo fa solo Dio. È Dio che diventa garante sia di se stesso sia dell'uomo. Questo è il senso di questo testo. Una spiegazione brevissima, c'è tanta letteratura su questo testo. Noi, come abbiamo detto, questi testi che stiamo scegliendo li leggeremo in chiave di preghiera per vedere cosa dicono alla nostra vita come cristiani che stanno cercando di entrare in una preghiera un po' più profonda. Per così prendere un po' di appunti mentali e non distrarci troppo, voglio concentrare il mio ragionamento in quattro parole: sacrificio, lotta, grazia e promessa. Sacrificio, lotta, grazia e promessa. In genere gli oratori consigliano tre parole. Io ne scelgo quattro, due per noi, due per Dio. Partiamo dalle prime due, sacrificio. In questo testo abbiamo un sacrificio reale, un sacrificio carnale, un sacrificio anche che non rientra nella nostra mente, cioè già a malapena siamo così sensibilizzati che ci sentiamo in colpa a mangiare degli animali, che gli animali vengano spaccati così in vano. E pensate che pregando tutti i giorni, se iniziamo a entrare in un ritmo di preghiera, tutti i giorni noi sacrificheremmo tra mezz'ora, un'ora, due ore della nostra giornata. Io sto puntando all'ora di nuovo, ok? Quindi un po' la mattina, un po' la sera, mi sta aiutando anche la suddivisione per la preghiera del giorno dopo, un momento molto bello ma anche impegnativo. Cioè certe sere o certe giornate in cui, non so, devi stare dietro a un bimbo che sta male, o almeno stare accanto a tua moglie perché lei è il protagonista di quel momento, in quella fatica, in quell'impegno della giornata, non è facile. C'è un sacrificio che la vita ti detta, come il sacrificio che ci detta questa sera, che magari verso le 8 chiudiamo. Io volevo suggerire di fare la preghiera subito dopo la lectio, ma per stasera offriamo questo olocausto. Potete anche andare a farlo a casa, o al massimo posso lasciarti le chiavi se pensi che sia una cosa fattibile, così chiudi tu. Ok, questo ne parliamo dopo. Però sarebbe bello, dopo la lectio, fare una lectio personale in silenzio, con le luci spente, proprio davanti al Signore, nel deserto, perché nel deserto si prepara la via del Signore. Ecco, quindi questo primo momento, il sacrificio, a volte il sacrificio che facciamo per trovare questo tempo costa tanto, perché non tutti i giorni della nostra vita sono prevedibili. Poi a volte veramente il sacrificio è quello di non poter pregare, capita anche quello, ma tendenzialmente trovare quel tempo ti costa una sveglia, ti costa un ordine che tu metti nella tua vita, costa in tanti modi. E costa anche quando non costa, quindi anche quando la tua vita è tranquilla, costa quel tempo che tu passi davanti al Signore. Che sicuramente, se avete cominciato a pregare anche in questi 2 mesi e mezzo, non tutti i giorni c'è il premio allegato all'esperienza, cioè lì stai lì, oh che bello, e ti srotoli nelle consolazioni. Non è così, e vi assicuro che non è così, non perché siete peccatori o sono peccatore. Ci sono grandi santi come Santa Teresa d'Avila, che per 17 anni ha vissuto l'aridità nella preghiera, Madre Teresa 40,
quindi più vivono peggio è. Allora la preghiera è un sacrificio. La preghiera è quella tua vita spaccata a metà in cui lasci spazio per il passaggio del soffio di Dio. E questo bisogna prenderne atto. Bisogna prenderne atto perché a volte si comincia a pregare perché uno si sente bene e a volte ci si sente veramente bene, cioè c'è un'esperienza di gratificazione umana molto fondamentale. Ma bisogna ricordarsi che noi non preghiamo solo per questo. Ecco, qui vorrei riportare un paio di insegnamenti di maestri spirituali. La prima non è di un maestro vero e proprio, è di un teologo, non che i teologi non possano essere maestri spirituali, ma diciamo non spicca per questa qualità, però quando parla della preghiera la definisce così. L'invocazione della preghiera chiama lui e chiama me ad essere presenti, a esistere l'uno per l'altro. Chi cerca di raccogliersi in essa si sa chiamato ad essere davanti a lui. Lo sguardo nella preghiera non è rivolto soltanto ai miei processi ombelicali, è rivolto all'altro. Se non c'è un tu nella preghiera, la preghiera è un self-help, cioè mi faccio questa meditazione, la meditazione trascendentale, tutto aiuta, cioè vediamo anche in alcune persone, sono l'unica ancora di salvezza nella vita di alcuni VIP. Ma la preghiera cristiana è altro. Se non c'è lui e tu, la preghiera non è preghiera cristiana. La preghiera è fatta da questo incrocio di sguardi, incrocio di vite, incrocio di presenze, di volontà. Quindi noi cristiani entriamo dentro di noi, ma per incontrare lui. Quindi la vita di preghiera non è tanto entrare in se stessi quanto attraversare se stessi. San Giovanni Crisostomo dice: entrando dentro il tuo cuore scoprirai che la porta del tuo cuore è la porta del regno di Dio, è la porta dell'incontro con Lui, dove Lui ti incontra, ma dove con Lui anche ti scontri. Il Signore non è un venditore di elogi, non è un lecchino, questo è sicuro. Quando te la dice in faccia. Sa come dirtela, sa come recuperarti, consolarti, ma te la dice, perché ti ama. E l'amore è esigente. Il secondo punto, il punto della lotta. Su questo punto possiamo riflettere simbolicamente su quel momento, dopo che hai sprecato questo tempo, dopo che hai spezzato il tuo tempo, la tua vita davanti al Signore, ti vengono pure gli uccelli rapaci. Ma tu dici, ho preso una giovenca, un'altra cosa, una colomba, un piccione. I rapaci, da dove vengono? Eppure accade così, accade così. Cioè, ti guardi un film, manca una distrazione. Ti metti a pregare, inizi a fare film, diventi regista. Abbiamo parlato la volta scorsa che alcune distrazioni sono della nostra vita e si possono trasformare in preghiera. Ma bisogna anche ricordarsi, o almeno fare mente locale, e accorgersi che a volte non pensiamo a cose interessanti, cioè iniziamo a vagare, non so, su un messaggio che mi è arrivato su WhatsApp o su come quanti minuti devo lasciare il tacchino nel forno la sera di Natale. Un mille pensieri ti attraversano la mente, a tal punto che dici, ma è inutile pregare, cioè vado, preparo il sugo per i poveri di Prima Valle, faccio un'opera migliore, no? Perché nella preghiera sto qui 20 minuti, finiscono e non mi accorgo che ho iniziato, come ti capita alla messa, come ti capita in tanti momenti. E quindi come persona pragmatica, perché finché vivi nel mondo devi essere pragmatico, come persona pragmatica dice, io voglio fare il bene, la preghiera la faccio male, non prego più, ma proprio per amore, proprio per dare qualcosa a Dio. È una seria obiezione che ci viene nel cuore, che può venire anche in tante altre espressioni, ma è un'esperienza reale, che a volte ti fanno anche le persone intorno a te, senza cattiveria, però te lo dicono, ma sì, con questa preghiera che fai, che non fai, bisogna amare concretamente. Un commento sulla scuola di preghiera l'altro giorno su Facebook era questo. Una persona che dopo mi ha detto ancora non ho sentito, ma diceva se svegliandomi contemplo
non so, il sole che esce, o se guardo un bel paesaggio, non è preghiera? Se aiuto il mio vicino, non è preghiera? Se faccio quello, non è preghiera? Sì, tutto questo è preghiera. E allora perché? Perché dedicare tempo a Dio? Innanzitutto io parto proprio con l'espressione lapidaria perché Gesù lo chiede, perché l'amato lo chiede. L'amato non dice soltanto fate del bene. L'amato andava lì, prendeva i suoi apostoli e li ritirava a pregare. Li portava in disparte. Gesù sapeva l'importanza della preghiera. Io, da innamorato di Gesù, questo mi basta. Mi basta anche guardare la sua vita e vedere che Gesù, che poteva fare molto meglio di me, come dice David Maria Teotoroldo, ha vissuto 30 anni nel nascondimento, 30 anni di vita monastica. Oppure, a prescindere di quei 30 anni che possono variare di 3 anni di meno, 3 anni in più, 4 anni in più, sicuro che nella sua vita pubblica Gesù si ritirava a pregare e pregava tanto a tal punto che ha suscitato nei suoi apostoli il desiderio di capire, ma come cavolo preghi? Insegnaci a pregare. A parte questa importanza data dalla parola e dalla vita di Gesù alla preghiera, è parte integrante di qualsiasi rapporto d'amore. Lo sperimentiamo sia come coppia, si può sperimentare, sia come amici, sia come persone che si vogliono bene. L'incontro non finalizzato ad altro, è fondamentale per la sopravvivenza di una relazione. Il grande inganno di una coppia attiva è pensare che lui lavorando come un mulo, lei lavorando come una mula, si dice? Una mula, amano i figli e si amano. Poi ti trovi con i figli sgangherati, con una emotività proprio distrutta in famiglia. Perché hai dato tutto ma non hai dato presenza. La presenza è la realtà più fondamentale che si può dare in una relazione. E lo posso attestare. Nella loro povertà umana, i miei genitori sono state sempre persone presenti. Tante volte, soprattutto durante la guerra, il frigo fischiava. Ma vi assicuro, siamo stati i figli più felici di tanti nostri vicini che mangiavano a pancia piena, perché più di una pancia piena noi abbiamo bisogno di una vita piena, di uno sguardo pieno, di un cuore pieno. E vi riporto un episodio, e questo mi viene in mente adesso così, che per me è una delle spiegazioni più belle dell'Eucaristia, almeno per la mia vita personale. Durante l'assedio di Beirut non ci avevamo niente. Cioè non c'era la benzina, non c'era niente, eravamo una piccola città, molto più piccola di Roma, e i miei, proprio per nutrirci, eravamo quattro, digiunavano, prendevano un po' di quella farina, la mescolavano con l'acqua da rubinetto, con quel poco di gas le facevano passare sul fuoco, soltanto per proprio non lasciarti con la farina che mastica. Avevo solo 7-8 anni. Ma quel ricordo dei miei genitori mi fa capire cos'è l'Eucaristia. Immolarti per un altro. Niente regali sotto l'albero, non c'era niente, manco i giochi in quel momento difficile. Nella preghiera si vive questo, la presenza, la realtà alla quale non siamo così abituati, perché non sappiamo sprecare tempo per stare con gli altri. Pensate al piccolo principe, quando il principe con l'ansia di farsi un amico, si incontra con la saggezza della volpe che gli dice l'amico non va fatto così, l'amico va addomesticato. Ecco, la preghiera è in qualche modo addomesticare Dio, la dico tra parentesi, e lasciarsi addomesticare da Dio. È un'esigenza d'amore e l'amore è spreco. Io dico sempre, l'amore ha le mani bucate, poi ne abbiamo una bella prova qui. Si spreca, si lotta e si spreca. Però anche questo spreco, oltre ad avere un valore in sé, ha un suo valore aggiuntivo che troviamo nelle due parole che, se mi aiuta la memoria, me le ricorderò e ve le spiegherò. Grazia e promessa. La grazia. Cos'è la grazia? Quando
cerco di insegnare cosa sia la grazia ai miei studenti di antropologia teologica, cerco all'inizio di mettere le parole essenziali, quelle che ti aiutano a saltare il 18. Poi si aggiungono altre cose. Quindi vi dico quello che dico come aiuto per saltare il 18. La grazia è ciò che non è dovuto. È l'opposto del merito. Soprattutto nel Nuovo Testamento, grazia è ciò che non abbiamo meritato, ma che ci è stato dato senza esserne degni. Quando eravamo ancora lontani, Dio ci ha dato suo figlio. Quando eravamo ancora peccatori, Lui ci ha amato. Questa è la grazia. Che c'entra questa grazia con la preghiera? C'entra proprio che in quel momento di sacrificio, in quel momento di lotta, in quel momento in cui tu entri nella passività, perché la preghiera è in qualche modo una passività attiva, Dio arriva, passa e realizza, continua a realizzare il suo patto con te. Un grande maestro di preghiera, il secondo che mi ha insegnato, anzi è stato il primo, poi è arrivato padre Gasparino, si chiama Henri Caffarel, è un padre francese, un grande uomo, e credo che, non so se è già servo di Dio o beato, no, beato no, ma sicuramente è santo, questo sì, quindi è soltanto questione di tempo. E lui diceva, la preghiera è un po' come prendersi il sole. A volte tu ti metti davanti al sole e ti addormenti, ma il Signore fa la sua opera, perché ciò che conta per Lui è questa tua fedeltà, questa tua presenza. Questa presenza che, senza che tu te ne accorga, trasforma la tua vita, trasforma pian piano il tuo essere. Cioè, vedete, a volte una goccia d'acqua che sembra soltanto sprecata su una roccia fa il suo effetto, trasforma una roccia. E così il nostro cuore di pietra, di ghiaccio, davanti al Signore, anche in questa opera lenta, il Signore opera. Perché il Signore non si lascia superare di generosità. E tu che sprechi quel poco del tuo tempo quotidianamente davanti a Lui, nell'immediato c'è una ricompensa. Io ve lo dico. Da quando ho ripreso a pregare sto facendo molto più di quello che facevo prima. E prima non pregavo perché dicevo ho così tante cose da fare per te che non ho tempo da stare regolarmente con te. Quindi lo facevo così nei buchi. Da quando ho ripreso a pregare, vi assicuro, sto facendo di più. Perché viene attraversato dall'energia di Dio. Devi provarlo per crederci, perché detto così sembra un paradosso. Hai tolto 40-50 minuti della tua giornata, farai meno cose perché hai meno 50 minuti. Non è così. C'è il miracolo della moltiplicazione del pane e dei pesci. Ci vuoi credere? Provalo. Se ci provi, diventi tu la prova. È così. Non so spiegarvi come, ma è così. Matematicamente non lo so spiegare. Chirurgicamente non lo so spiegare. Taglio una parte e sei di più. L'ultimo punto. La promessa. Oltre alla grazia della presenza di Dio nella tua vita, che non è qualcosa di calcolabile o deducibile, c'è una promessa che il Signore fa. Qui il Signore ad Abramo fa questa promessa di una discendenza. Poi il testo che vi ho letto prima, avevo saltato quella parte in cui c'è quasi una profezia di quello che succederà ai suoi figli in Egitto. Lì alcuni esegeti dicono che quel testo è stato aggiunto successivamente, eccetera. Questo non ci interessa. Quello che ci interessa è che la preghiera ha una sua promessa. Anche lì, quando sembra non cambiare qualcosa di radicale nella tua vita, questa fedeltà quotidiana, questa presenza quotidiana al Signore ti trasforma e dà un suo frutto di fecondità. Vedete, ad Abramo la promessa di un figlio verrà realizzata, come sappiamo bene dalla storia di Abramo. Nel capitolo 18 la promessa del Signore viene confermata, nell'arco di un anno lui ha il figlio Isaac, che sarebbe, o sorriso, è un po' il sorriso di Dio, l'ironia di Dio
che si realizza nella vita di Abramo, perché alla fine, cioè quasi, dice non lo voglio più, ma stufato. Eppure no, lì lui arriva, e proprio in questi giorni riflettevo, perché ho finito il terzo capitolo del libro stanotte, riflettevo sul fatto che quando Abramo diventa ospitale, quando Abramo manifesta ospitalità, la sua vita viene trasformata da Dio, e non solo la sua, la vita anche della moglie, e il grembo della moglie diventa ospitale. Esercitando l'ospitalità fanno spazio a un'altra vita, perché le vite dei figli non vanno acquisite, conquistate, vanno accolte, vanno donate, si ricevono per donare, per lanciarle. Come dice il mio compaesano Gibran, i vostri figli non sono vostri, sono figli della vita, vengono tramite voi ma non sono vostri. Ecco, quindi questa promessa come si realizza nella mia vita? C'è una fecondità incredibile che il Signore immette nella vita di chi vive con Lui. Santa Teresina del Bambino Gesù ne parla così, dice, cioè Lui è lo sposo divino e quando noi stiamo a contatto, a stretto contatto con Lui, ci feconda e noi partoriamo le anime. Anche questa è una cosa che si sperimenta e penso di avervelo detto altre volte. Quando non vivo questa realtà che vivo dell'insegnamento, dell'annuncio, in stretto contatto col Signore, diventa un po' un mestiere che magari puoi colpire perché racconti battute, perché dici, però colpisci l'epiderme. Quando sei a stretto contatto col Signore, vedi figli, vedi fecondità, vedi persone che incontrano Gesù. Che succede con questo microfono? Ecco, anche questo incontrerà presto il Signore perché morirà, secondo me. È così. La prova, tu puoi diventarne la prova, puoi farne la prova soltanto con la fedeltà. Con la fedeltà alla preghiera, all'incontro col Signore. Perché la vita cristiana si riassume in questo. Vivere tutto alla presenza di Dio, con Dio, per Dio. Quindi non soltanto pregare, perché la preghiera diventa una tautologia, se vi ricordate. Adesso tutti i pezzi che mettiamo non devono sostituirsi l'un l'altra. All'inizio abbiamo parlato dell'azione, quindi della percezione dell'amore e dell'amare. Questo rimane valido sempre, quindi anche gli altri diventano testimoni e giudici della qualità della nostra preghiera. Però è fondamentale lasciarsi interpellare. Quindi per riassumere quello che abbiamo detto stasera, abbiamo parlato del sacrificio necessario per la vita di preghiera. Il testo su Abramo parla di angoscia, viene assalito da angoscia. C'è anche quel momento di preghiera sofferta. È il momento dove tu stai vicino a Dio, più che Dio vicino a te, per certi versi. Perché accade questo non lo sappiamo, ma accade. E il mio mentore di tesi diceva, tante volte vivo la preghiera come io che consolo il Dio solitario. Ora, era un grande teologo, è difficile localizzarla, ma è Dio anche un po' solo. Le parabole di Gesù lo mettono, lo mostrano, quel Dio rifiutato in qualche modo. Ecco, quindi il sacrificio, la lotta, vivere la preghiera a volte come riposo, ma a volte anche come lotta, come ascesi, come training, come si chiamava quella cosa? Vasca gym. Acqua gym. Ok, queste parti le devo tagliare purtroppo, perché esco troppo cretino. Ok. Poi, dalla parte di Dio, c'è la promessa. Gesù ci invita a pregare perché la preghiera è carica di promessa. La promessa di fecondità, la promessa di trasformazione nella nostra vita, di questa grazia che Santa Teresa d'Avila dice, a volte il Signore annaffia il tuo giardino senza acqua, perché Lui questo lo può fare. E la preghiera a volte è nella sua aridità e fecondità per te e per gli altri. Ecco,
Vi avevo raccontato un po' di tempo fa di un frate che si chiama Fra Lorenzo, un frate carmelitano, e dato che stasera ho la pagina proprio su quella parte dove lo cito, vorrei leggervi un paio dei suoi passaggi per chiudere, perché questo è l'ultimo incontro nostro prima di Natale come catechesi, perché la settimana prossima, se Dio vuole, c'è l'adorazione, ci aggiorneremo. E quella dopo facciamo il cenone di Natale, prima di Natale, con tutte le pietanze di Anna, per augurare a Maria, no? Anna è la prima responsabile. Ecco, questo Fra Lorenzo era un uomo molto semplice, talmente semplice da passare per insignificante nella comunità dei frati di Parigi. Poi sapete che in alcune comunità a volte il frate che non studiava non lo facevano diventare sacerdote, ma lo lasciavano come frate che fa servizio. Lui era responsabile in cucina. E senza parafrasare, vi leggo alcune parti, sia dei suoi dialoghi, sia delle sue lettere. Io ho un libro, purtroppo in inglese, altrimenti ve ne avrei parlato di più, che raccoglie alcuni suoi dialoghi e alcune sue lettere. Fra Lorenzo confessa nei suoi dialoghi che nel rumore e nel chiasso della mia cucina, sì, cucina, buonanotte, cucina, ove diverse persone reclamavano varie cose al contempo, io sono in possesso di Dio in grande tranquillità, come se stessi in ginocchio davanti al Santissimo. Cioè ha una percezione, una vita alla presenza di Dio, che della stessa qualità nella sua vita pratica che nella sua vita di orazione. Non per questo tralasciava la preghiera, anzi. Nelle poche conversazioni che ci sono giunte assieme ad alcune brevi lettere, Fra Lorenzo attesta che per lui i tempi prefissati per la preghiera non erano diversi da altri tempi. L'esercizio ti porta anche a questo, vivere l'esperienza di preghiera ti porta a vivere alla presenza di Dio. Ma erano un'estensione naturale, intensa di quella presenza a Dio che viveva nell'ordinario. Anzi, il frate confessa che era più unito a Dio nei suoi impieghi esterni che quando li lasciava per la devozione in raccoglimento. Egli considerava come una grande illusione il pensiero diffuso che i tempi della preghiera fossero diversi dagli altri tempi. Per lui i tempi dedicati alla preghiera e alla devozione sono un mezzo per esercitarsi ad attingere un fine, quello di vivere continuamente alla presenza di Dio. Questa è una cosa su cui bisogna sempre esercitarsi, perché a volte, soprattutto quando inizi o quando sei in un periodo di aridità, non vedi l'ora di scontare quei tempi per dire ok. Ho fatto il mio compitino di preghiera quotidiana e lui dice: questa è una illusione. I tempi di preghiera sono per permetterti di vivere continuamente alla presenza di Dio. Sono fondamentali per fare questo esercizio cardio che ti permette, stavo detta bene, questo esercizio cardio che ti permette di avere il cuore sempre palpitante, senza grassi che bloccano le arterie davanti a Dio. Il segreto per lui consiste nel riconoscere Dio intimamente presente a noi e di colloquiare con lui in ogni momento. La sua definizione di preghiera la dice lunga. Essa non è altro che un senso della presenza di Dio. Ecco, per chiudere, penso alla festa di domani, la festa dell'Immacolata. Sappiamo poco. Come uno possa essere immacolato davanti a Dio, perché nasciamo già macolati col tatuaggio nostro, col tatuaggio del rifiuto, col tatuaggio della diffidenza. Ma una cosa Maria ce la può insegnare nella nostra vita, che quello che è accaduto in lei carnalmente, di generare il Figlio di Dio, deve accadere spiritualmente in noi. Generare Gesù Cristo nel nostro cuore, nella nostra vita, e generarlo nelle vite degli altri.